qualche bel graficuccio di lungo periodo oggi, così aggiorniamo un po' anche questi grafici. Abbiamo ottenuto il quadro generale della situazione dopo la questione legata alla inversione di tendenza del trend degli ultimi giorni da parte di Bitcoin. Anzi, qui abbiamo per esempio il grafico daily, ancora sta spingendo, ma soprattutto è in questa prossima fase che dovrà andare a decretare i massimi del periodo attuale mensile di Bitcoin, che non è il mese di luglio ma il ciclo mensile di Bitcoin. E questi grafici che andiamo a vedere oggi andranno a chiarire un po' anche la situazione un po' di medio lungo. Mi piacciono tanto, sono i migliori per gli investitori, sono i migliori da guardare per quanto riguarda gli holder. Ragazzi, ma che figata gli holder dalla 2023, se vi ricordate, questo era il punto d'ingresso che avevamo indicato in maniera incredibile nel gennaio-febbraio del 2023. Che cos'era? No, marzo 2023. Ragazzi, il punto d'ingresso del mio video Buy the Dip per gli holder era questo qui. Non è mai stato più toccato e ancora stanno dentro, e quindi chi mi ha seguito lì sta ancora dentro in quella posizione. Mi raccomando, scrivetelo nei commenti se avete seguito e vi ricordate quel video, perché è una figata e voglio sapere un po' cosa ne pensate. Allora, andiamo a vedere un po' il punto della situazione, facciamo il punto della situazione sulla questione di lungo periodo, poi un leggero briefing al grafico di breve, ma ne riparliamo nella settimana prossima. Allora, iniziamo con il grafico più lungo della storia del mondo, cioè il grafico a candele annuali. Ragazzi, incredibile. A cosa serve questo grafico? A fare trading? Assolutamente no. Non serve a fare trading, serve per la questione investimenti, soprattutto per comprendere la struttura dei trend di un asset finanziario, come si evolve, e avere una idea generale, una previsione generale di quello che possono essere gli andamenti all'interno dell'anno in questione. Poi all'interno dell'anno ci saranno tanti rumori, tanti trend che si andranno a mettere uno dentro l'altro, ma ovviamente il grafico annuale è importante per andare a ragionare su alcune cosette. Allora, qui trovate anche dei livelli di supporto e di resistenze che sono state un po' inserite per l'anno 2024. È stata toccata solo il buy the dip più importante nell'anno 2024, mentre tutti quelli che erano i livelli di supporto, guardate questo livello di supporto, attenzione che questi dati sono stati creati a gennaio del 2024 e non sono stati modificati. Perché? Quando abbiamo aperto i mercati, questo era il primo livello di supporto, il secondo era ovviamente posizionato ai minimi della bear market di Bitcoin, e poi successivamente resistenza. La prima era intorno ai 46, che se vi ricordate ha fatto un po' di resistenza, la successiva è proprio quella attuale, 70.000, che ancora regge dopo 3-4 mesi. Ma è importante andare a ricordare questo livello. Quando vi prende un po' di negatività, quando avete l'idea che le cose non vanno come bisognava, come vi aspettavate, oppure come si poteva sperare, eccetera, ricordate questo grafico. Ragazzi, fate un bello screenshot di questo grafico. A gennaio del 2024 i $28.000 di Bitcoin erano il livello di supporto primo, il primo livello di supporto, il primario. Poi ce n'era addirittura una più sotto di quello, c'era solo un livello di buy the dip che era quest'area tra 35 e 39, anche questa non modificata dai vari sistemi. E se guardate bene, qui c'è una campanellina che era un mio alert che mi avrebbe indicato che eravamo arrivati ad un livello importante anche di buy the dip. Buy the dip che alla fine è stato proprio sfiorato. Questo ve la dice lunga anche sull'anno 2024 e la qualità dell'anno 2024. Il livello di supporto è ben lungi dall'essere vicino, è lontanissimo, ragazzi. Questo è anche significativo del fatto che il 2024 è un anno stellare nuovamente per Bitcoin. Nonostante non sembra così, stiamo comunque facendo 56% di rialzo e al momento tra open and close, dopo un 155,68 fatto nell'anno 2023. Quindi altro che non ci siamo, ci siamo e come. Questo livello di resistenza
lo abbiamo segnato più di 7 mesi fa, siamo a luglio, e ancora regge, ma dopo questo livello di resistenza, se dovesse crollare questo livello di resistenza, qui c'è il classico nulla totale, e andiamo in price discovery, e il successivo livello di possibile atterraggio è addirittura $123,000, un numero che riecheggia da qualche mese. Io ho fatto anche dei tweet ogni tanto simpatici da questo punto di vista. Ovviamente sono dati, ragazzi, di visione legate a serie storiche, quindi con tutto quello che ne concerne, ovviamente legate alle serie storiche, non è che dobbiamo arrivarci per forza. È chiaro che a livello di serie storiche potrebbe essere un'area di prezzo accettabile e tranquillamente fattibile, questa è in base appunto alle serie storiche precedenti, quindi non ci vedo niente di anomalo. Poi che lo faccia magari o meno quest'anno o l'anno prossimo è diverso. Questa però è il livello di resistenza che ancora, come vedete, regge e regge alla grande. Allora, grafica annuale che ci spiega che tutto questo pessimismo che ogni tanto si è visto da marzo in poi è completamente fuorviante ed è stato innescato dalla fase laterale leggermente ribassista di Bitcoin, che nuovamente ha buttato fuori tutti i non professionisti del settore, tutti i retail che non capiscono una mazza di come si fanno gli investimenti, eccetera, tutti quelli che creano nelle cosiddette favole negli asini che volano, come le previsioni meteo e gli indicatori magici, ha buttato fuori tutte quelle persone. Però in realtà bastava guardare un grafico del genere banalissimo con una candela per vedere, ragazzi, che in realtà quell'anno 2024 è sicuramente di gran lunga superiore a quello che ci potevamo aspettare, almeno così al momento, sicuramente è stato meglio. Passiamo al secondo grafico, quello mensile, interessante perché ha fatto una palesissima hammer qui, che è anche una candela estremamente significativa. Questo perché di solito le hammer si presentano alla fine di un trend, in questo caso il trend è proprio questa lateralità, quindi questa spirale, questa shadow ribassista è importante e soprattutto lancia anche una altra un altro significato, se non in questo mese di luglio, perché in realtà in questo mese di luglio dovrebbe concludersi un po' così così, cioè sempre ancora in barra di congestione, sempre all'interno di questa zona che qui si va a confluire intorno ai 67.000, cioè $1,000 più o meno, $1,500 superiore. Teoricamente potrebbe anche non far nulla più e poi rimandare tutto al mese di agosto, che in realtà sarebbe molto meglio, cioè il rimando appunto al mese di agosto. Se vi ricordate, tempo fa vi avevo detto che più volte io mi sarei aspettato e sarei rimasto molto più contento di una fase ribassista prolungata negli scorsi mesi, e così il mercato ha fatto. Mi piaceva di più di una ripartenza veloce, perché dava più spazio ai mesi successivi di poter salire, e ci siamo arrivati. Adesso cosa significa? Significa che dopo il mese di luglio, il mese di agosto ha un compito, e se lo porterà a termine, tutto quello che noi ci siamo detti nei mesi scorsi diventa realtà, cioè tutto quello che noi abbiamo detto, cioè sul fatto che l'eventuale fase rialzista aveva più propulsione se noi potevamo andare a fare nuovi minimi, e in effetti i nuovi minimi sono stati realizzati al di sotto dei 56, dai mesi successivi. Quindi anche un mese di luglio così e un agosto che prova ad avvicinarsi in questa zona o addirittura romperla, permette a un breakout di questo livello di essere imponente, perché è formato, poi sarebbe formato da un pattern di inversione mensile, il che significa che è molto molto affidabile ed è anche molto forte in termini di intensità, e spingerebbe senza ombra di dubbio Bitcoin verso i primi livelli di resistenza. Il primo è in aria 89,93, poi $1,000, quindi la zona in questione, questa candela sul mensile, lascia intendere molto questa cosa qui. La zona ribassista dovrebbe essersi conclusa in questa fase se il mese di luglio si mantiene. Abbiamo poi un agosto che deve dare però la conferma. Perché questo? Perché se agosto ritorna una shadow, una candelona rossa
a riprendersi la shadow, nulla di fatto. Questi gli analisti tecnici lo sanno benissimo, perché le candele come le candele di natura di inversione come le Hammer hanno necessità di avere una conferma nel mese successivo. Questo significa che noi dobbiamo attendere il mese successivo per operare. Non si può operare in questo modo, perché sui mercati finanziari non potete mai avere la conferma e la precisa come si dice, garanzia che il mercato vada in una direzione. Dovete comunque assumervi un rischio, però in questo contesto è un rischio assolutamente calcolato e soprattutto razionale, è basato su dati alla mano, è basato anche su delle idee, delle strategie, dei progetti che hanno tutto fuorché la casualità. Cioè queste sono cose ben congegnate, ben costruite. Non toglie il fatto che bisognava appunto andare long, come vi dicevo, vi ho detto già da un po', o tentare le strategie long che avevate insomma già preventivate. Andiamo a vedere invece l'altro grafico, quello invece più operativo senza ombra di dubbio, che dà il segnale al famoso ciclo annuale di Bitcoin, che teoricamente potrebbe essersi concluso su questo livello dell'1 luglio, della settimana dell'1 luglio a 53,5 e 50. Allora, qui c'è ancora un enorme punto interrogativo, ne parliamo nella prossima settimana, perché i tempi non sono così tanto maturi per la chiusura di questo ciclo, anche se è identico, guardate un po', al precedente, cioè è veramente la fotocopia del precedente, compresa anche la struttura di 1, 2, 1, anche qui 1, 2, 1, e ve l'avevo anche mostrata questa qui più volte. Allora, a me a volte, ragazzi, dopo anni e anni di esperienza anche sui mercati classici, vedere cose del genere mi sembra assurdo, perché sono un po' troppo semplici, quindi sinceramente ho sempre paura, vi dico la verità, e spesso il mercato mi manda in contropiede anche personalmente, perché io non mi fido di queste cose così precise, così veramente strutturate, perché ho esperienza, ecco, questo è un bias mio, quindi deriva insomma dalla questione legata veramente agli anni che furono, e insomma ci può stare. Adesso vi faccio vedere il pattern precedente al di fuori della estensione, che è questa attuale più esteso, ma guardate la struttura, ecco, lo metto qui per farvi vedere, guardate la struttura di andamento, è 1 1 1 1, ne avevamo già parlato, la cosa assurda è che sembra si sia ripetuto, si stia ripetendo nello stesso identico modo. Allora, 294 bastano per la chiusura del ciclo annuale? Sì, sono sufficienti, come il precedente. Questo è un annuale molto corto, perché questo è un movimento di un biannuale ternario, quindi il ciclo importante è quello che vedete qui sotto, e i movimenti all'interno di questo ciclo sono a forma ternaria, quindi non sono a forma binaria, bensì sono costruiti in questo modo qui, e sembrerebbe che il mercato stia andando verso questa direzione. Sarebbe auspicabile, sarebbe alla perfezione quello che ci aspettiamo da un sacco di mesi, quello che eravamo pronti a tradare, bingo, come si dice in gergo, yazze, e facciamo un bel Natale tutti quanti insieme. Detto questo, ancora non abbiamo segnali definitivi, perché queste due candele sono importanti, ma soprattutto questa candela è una conferma importante, chiuderà domenica, quindi mancano un paio di giorni. Attenzione, perché si chiude intorno ai 67 mila dollari, in questa zona 67-68, perché sul settimanale, ragazzi, ormai 1000 dollari di Bitcoin sono pochi punti percentuali, quindi veramente c'è poca differenza in questa zona qui. La settimana successiva sarà estremamente caratterizzante. Io nelle settimane poi successive a quella attuale, da sabato domenica in poi, mi aspetterò un po' di debolezza per una questione. Ovviamente non vado a fare operazioni short, non chiudo i long, non faccio nulla di tutto quello che non è congeniale alle mie strategie, ma ho un dubbio su una cosa e mi aspetterei anche una settimana rossiccia, che non sarebbe assolutamente male, perché poi è la successiva che deve darci invece le risposte, quelle di agosto. Detto questo, anche questo grafico ve la dice lunga sulla questione attuale. Stiamo recuperando i massimi, il superamento di questa campana, questa zona qui, questo qui, che poi
coincide praticamente quasi con i massimi, sancirà la definitiva, il definitivo abbandono del trend laterale ribassista iniziato a marzo. Se Bitcoin supera questo livello, questo trend è stato definitivamente bollato e mandato a casa a livello statistico matematico, quindi quel trend scompare, non è più in atto. Al momento la forza è tanta di queste due settimane e sembra che il mercato voglia fare proprio questo, però sapete com'è, bisogna ancora che la settimana attuale venga ad essere chiusa. Passiamo all'ultimo grafico ed è quello più di breve periodo, era quello che volevo farvi vedere proprio nella giornata di nella fine di questo video, nella giornata di oggi. Anche questo grafico dice più o meno le stesse cose di quello che abbiamo visto sul grafico settimanale, che a proposito ragazzi è uno dei grafici migliori se volete operare da investitori di medio lungo periodo. Il grafico settimanale tenetelo nel vostro cassetto, è senza ombra di dubbio il migliore di tutti. Intanto ci sono dei dati evidenti, il testa spalle che si era andato a creare, questo qui, è stato annullato dal superamento della zona della testa, quindi questa figurazione bam bam cancellata, non esiste più. A me non è mai piaciuto il testa a spalle, non questo in generale come figura, non mi piacciono i testa a spalle, sono figure retoriche vecchie che non più il mercato li segue con quella precisione di anni fa, non vengono mai conclusi, sono figurazioni che un po' si vedono come vedere gli animali nelle nuvole, quindi non hanno tanto voce in capitolo, soprattutto quando non sono costruite su questioni legate ai cicli. In questo caso poi il mercato è andato a concludere probabilmente qui una struttura ciclica iniziando un nuovo trend. I livelli di supporto sono evidentissimi in questa nuova fase ed è il primo 72.000 dollari e poi abbiamo quest'altra zona che la conclude a 74.000 dollari. Questa è la vera prima area di vera resistenza, scusate, non supporto, e invece i 67 rappresentano il rientro all'interno di questa zona di congestione che è importantissima perché è la zona alta, quindi potremmo anche per chiudere i giochi con quello che vi ho detto prima sulle mie attese, che vi ripeto non dovete in nessun modo prendere per operare della prossima settimana, perché quello è un mio pensiero, non c'è nulla al momento che faccia presumere che quel pensiero possa essere attuato, è una mia idea, io la valuto e la guardo, ma non faccio nulla neanche io ragazzi sulle idee, io faccio tutto quello che faccio sui dati e su quello che il mercato mette in atto. Mi raccomando, è una differenza importante, io parlo con voi, ormai siamo diventati 100.000, siamo tantissimi e open your mind, non mi comporto più come anni fa che veramente vi tiravo le parole con l'alfabeto così, adesso insomma vi dico anche qualcosina insomma di più tecnico, quindi mi raccomando imparate anche a conoscere questi concetti. Questa è una zona importante, quindi potremmo in effetti sfondare questa zona e poi provare una lateralizzazione un po' ribassista proprio nella prossima settimana. Non ci sarebbe niente di strano vedere questa cosa, anzi una roba del genere potrebbe essere anche interessante per eventualmente fare nuovi accumuli eccetera. Settimana prossima secondo me è veramente una settimana bomba, è una settimana che darà tante risposte e anche se scenderemo magari darà tante risposte anche da quel punto di vista e saranno interessanti, non male. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma lasciatemi i pollicioni perché con questo caldo incredibile fare video è veramente una cosa da numeri uno da Bitcoin, quindi su quei pollici ragazzi, vi lascio con la spilletta. Questa settimana non abbiamo lanciato la moneta, la facciamo la prossima. Ciao!